Play. Ciao a tutti scuole pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo sesto episodio di Poketown, miglior gioco MMORPG per Android. Ormai l'ho battezzato, basta, mi sono rotto i coglioni di Hey Monster, ha rotto il cazzo, basta, lo mettiamo da parte, infatti sta settimana non esce. Di solito io comincio dentro al gioco dopo che ho fatto un po' di roba, ma oggi c'ho la paura gigantesca, aiutatemi! Perché mi è venuta questa schermata, guardate, click, update and download the new version. Allora, visto che sono un essere umano e ho la memoria intelligente che mi ricorda gli avi degli avi, io ricordo che su Hey Monster, quando è successo sto casino qua, si è bloccato tutto, è impazzito il gioco e boom. Ok, ve lo ricordate, tant'è che ho fatto anche il tutorial. Allora, se dovesse succedere una cosa del genere, per quello la registro, farò qualche altra cosa nel video, tipo mi metto a ballare la samba, faccio una baciata cia cia cia, non lo so, mi invento qualcos'altro, ti prego. Allora, applica pure. Sì. Ok, squali pesciolini, l'aggiornamento è andato a buon fine. O meglio, io vi consiglio fortemente di non fare l'update, ma di andare sul Play Store di Google, quindi sull'Android Play Store, e di scaricare proprio la versione Epicmon, si chiama, che è leggermente diversa come grafica come dell'applicazione, ma poi vi porta esattamente nella stessa applicazione, nello stesso gioco, non perdete dati né niente. Perché fare l'aggiornamento tramite APK pure ci stava mettendo tipo qualche decennio e mi stava crescendo la barba e ho detto no, non mi sembra il caso. In ogni caso apprezzo che col nuovo aggiornamento hanno messo come first buy, quindi per 99 centesimi di dollaro, la possibilità di acquistare Zapdos. Chi mi consiglia di acquistare Zapdos? Ragazzi, non mi fate, cioè non ditelo solo perché volete che io spendo i big money nel gioco e quindi dici compra Zapdos, compra. Cioè veramente fate un'analisi tecnica e dite sì, Zapdos effettivamente per il tuo stile di gioco, la tua squadra e le tue capacità, abilità che sono praticamente nulle, può essere veramente utile, oppure no, fa schifo al cazzo, non lo comprare. Ok, questo è il concetto. Ed eccoci entrati finalmente nel gioco. What the fuck is this shit? 40 minuti per catturare i leggendari? Cosa significa sta minchia di roba? Chi cazzo voglio? Entei, no, Entei fa cagare. Moltres, vai. Use transfer to reach. Sì, corri! Vai subito a prendere il mio Moltres! Immediatamente, non ti azzardare! Guarda quanto cazzo corre! Pure lui sa che deve. Vai che ci prendi. Oh, Pokéball, fermati un attimino, perché le Pokéball ci sono sempre utili. E poi subito a prendere il Moltres. Vai, corri, sbrigati prima che se ne va. Pokéball. E le Pokéball sono sempre molto utili. Più dei leggendari. Sì. Perché dentro potremmo trovarci cose che, voglio dire, non ci servono un cazzo. Per cui corri, vai a prendere questo cazzo di Moltres. Devi correre velocissimamente. Ma io tra l'altro non capisco che significa sta cosa. Ma che cosa avete fatto con questo aggiornamento? No, vabbè, che significa che c'è una tizia che c'ha Moltres se io la sto sfidando? Non ha senso. Speriamo che non esce Gengar, perché questi sono uccelli. Ecco, te pareva. Gengar, non fare le solite minchiate. Non leccare gli uccelli. Gengar, va bene, ti cambi immediatamente, perché non è possibile fare una cosa del genere. No, via, tu, a te non ti voglio più. Immediatamente Aerodactyl, risolvi questa situazione che è un po' che delicata, che abbiamo gli uccelli e il nostro Gengar sì, è leggermente stranino. Comunque, signor Moltres, lei ha 600 HP ed è di livello 15. Il mio Mega Aerodactyl ce ne ha quasi 600 ed è di livello 7. Come la mettiamo questa schifezza? E sei veramente una merdina, Decisamente. Ok, ora che c'è morto il Moltres, che ce ne fa? Tre Lidl Moltres. Oh, bellissima questa cosa. Oh, mi ha sbloccato gli altri. Oh. No, ma devo scoprire che significa sta roba. Oh, fantastico. Hanno aggiunto una nuova funzionalità, mi sa, ragazzi. Allora, praticamente, se ho capito bene. No, aspetta. Detail. Che cacchio significa? Cioè, ogni settimana, praticamente, si possono collezionare degli shard. C'è un limite massimo che, se non ho capito male, sono 50 shard di grado A e 50 shard di grado S. Quindi, se ce li facciamo tutti,
Se non sbaglio, possiamo anche scambiarli pagando dei soldi per ottenere esattamente il Pokémon che vogliamo. Poi, man mano, Recommended Power. Ah, ok. Ok, qui ci fa vedere i vari. Che cazzo significa sta roba? Mega Salamence. No, ah, forse questi sono i gradi S che ci fa trovare. Interessante. Però scusa, il Little Articuno non era. No, è il Suicune, ho detto una minchiata. E c'è pure Huhu, ho detto una minchiata. Non sto capendo questa divisione. Invasion Preview. No, non sto capendo. Ah, questi sono quelli che sicuramente mi sta facendo vedere. Benissimo. E sono di grado A. Io non capisco che differenza c'è. Forse la differenza sta nel fatto che di uno, cioè magari con questo lato, con i gradi S, me ne dà di più. Forse questa è la differenza. In ogni caso, più avanziamo di livello, più sarà probabile trovare i vari, insomma, cioè avremo sbloccato più aree, quindi potremo trovare diversi di questi, quindi ne possiamo sfidare ancora di più. Quindi più siamo alti di livello, meglio è. Un'altra cosa che mi sa che hanno aggiunto con questo aggiornamento è, guardate un po', allora intanto qui in Research possiamo andare a vedere quanti shard abbiamo bisogno, per esempio, per farci un Little Articuno, che sarebbe molto carino da avere. Quindi, gentilmente, se me lo cerchi, 50. Tra l'altro, se andiamo in Exchange Shard, ci permette, vedete, di scambiare, che ne so, 3 shard, fino a 4 possiamo farne, 3 shard dello stesso tipo in shard, ma ce ne dai solo uno. Ah no, dovrebbe essere... no, non lo voglio provare ora. Vabbè, insomma, c'è li scambia... Scusa, proviamo uno. Xchain. Tanto, tra Moltres e Articuno... Chi voglio? No, voglio Articuno. Xchain, insufficiente... Ah, ne dobbiamo avere minimo 4. E ce li fa scambiare. Ok, ok, vabbè. Ora allora ci andiamo a battere UU, che ce ne dovrebbe dare 6, perché sono due, abbiamo 2 UU. E quindi proviamo a fare lo scambio e vedere. Ragazzi, lo so, non ci state capendo un cazzo voi. Neanche io sto capendo un cazzo. Nessuno mi ha avvisato che siano queste nuove cose. Pokémon. Tra l'altro, ragazzi, ho scoperto una cosa che penso che vi farà molto piacere. Io sono saltato di gioia quando l'ho scoperta. Guardate, l'ho messo in training. Hanno messo training. Sì, finalmente posso allenare la mia squadra. Allora, Lucario. Poi ci mettiamo Gengar. Poi ci mettiamo Tyranitar. E ci mettiamo Aerodactyl. Tutti ad allenarsi, che dobbiamo arrivare su a livello 10, che facciamo le peggio, come cazzo si chiamano, le Victory Road con tutti voi forti e super fortissimi. Va bene. Che bellissima sta cosa, ma che bello sto aggiornamento, quanto so... Oh, c'ho un pallino sulla testa, sarà meglio cliccarlo. Oh, c'ho dell'onore, che cacchio ho fatto? Pick up, ah, ho preso 10 item, ok, dammi 20.000 soldi. Sì, tra l'altro, ragazzi, questo è anche un episodio particolare, oltre ad essere il sesto, ma non c'è proprio un cazzo che sia il sesto. Dobbiamo festeggiare, perché sì, io ho raggiunto il primo milione, cioè sono quasi a 2 milioni, effettivamente. Però sapete un po' come i ricchi sfondati miliardari festeggiano questi traguardi strani? Il primo miliardo, il primo milione, i primi 1000 euro, il primo sto cazzo, cioè, capito? Ho raggiunto il mio primo milione, quindi anche in questo gioco stiamo accumulando Big Money, c'ho 3000 passa cristalli. Ma che carino, ho avuto un Little Redacted Card Piece. Oh, bellissimo. Allora, facciamo questa cosa. Quindi andiamo a prenderci UU, anche perché abbiamo solo 34 minuti, quindi dobbiamo un attimo muoverci. Ci prendiamo questi 6 shard di UU e vediamo se si possono effettivamente scambiare, perché UU non mi piace tanto, preferisco i leggendari, quelli standard. Minchia, però è fortino sto UU, 780 di HP. Carino, carino, sì, ma contro il mio Mega Aerodactyl non puoi fare un bene a me, cazzo. Sti kiwi è resistente, gli ho fatto 2 attacchi d'ala e ancora sta lì. Maledetto UU di merda, vedi se muori, che il mio Aerodactyl è troppo più forte di questo UU di merda. Ok, mi hanno dato 3 shard. Ah, ho finito già. No. Is still locked. Non posso andare. Ma no, mi avete rovinato i pezzi di merda, maledettissimi. Volevo sbloccare le altre regioni, pezzi di schifo. Vabbè, vado avantissimo nel gioco, vaffanculo.
Ed ecco che siamo arrivati anche al piccolo Entei. Vieni qua, bello, bello Entei, vieni qua che ti spacco un po' di culetti. Vieni, 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 vieni. Sì, ma che cazzo devi fare? Però, sti cazzi, oh, sti leggendari hanno, cioè, sono piccoli, quindi in teoria non sono neanche quelli potenziati, ma hanno veramente, veramente un sacco di vita. Non fanno un granché di danno perché c'ho l'aerodactyl che è pelle acciaio. Però, sono un picazzo, cioè, devo ammetterlo, sono stati programmati bene. Ok, che cazzo è sta roba? Che cazzo è sta roba? No, ragazzi, c'è qualcosa di diverso. Dove cavolo sto? Io ora sto a... hanno migliorato decisamente la mappa. E guardate quanta roba hanno messo! Ma guarda... Oh mio Dio! Cioè, noi possiamo catturare veramente tutti sti leggendari? Allora, in pratica noi abbiamo finito Howlo Holy City. Abbiamo finito tutti i pallini a Howlo Outskirt. E poi siamo a Calabay. E ora dobbiamo andare a Mahalo Trail Forepart. Qui potremmo catturare Entei. Oh my god. E nel prossimo Howlo Trail Forepart possiamo catturare Snorlax. Oh my god. E poi ci sta questo qua, Garchomp. Time of Rest Captures. Che significa? Forse lo possiamo incontrare 5 volte. Tiranitar, Aerodactyl, Articuno. Oh mio Dio, che cosa hanno fatto? Ma guardate quanti! Questo è Latias, dovrebbe essere. Latios e Latias, sì, maschio e femmina. Poi c'è Raikou e poi basta, cioè, sti cazzi. Ora, c'è qualcuno che nei commenti mi ha scritto, ma ci stanno tutte le regioni? Ragazzi, guardate sta mappa, non lo so se ci stanno tutte le regioni, ditemi voi a sto punto. Non mi voglio trasferire. Oh, quindi hanno inserito anche un transfer leggermente meglio. Ma se io volessi andare qua, go to Entei. No, ma io non voglio andare ad Entei, voglio andare avanti. Come cazzo si va avanti? Devo continuare le quest, forse. Ah, comunque la super velocità che hanno messo per le quest, cioè per i leggendari, non è solo per i leggendari, l'hanno messa in generale per tutti. Ok, questa è una cosa molto divertente, anche perché hanno, da quello che ho capito, hanno allargato tanto il mondo. Quindi, cioè, vai, corri, forza, smammare. Allora io voglio assolutamente andare nella mappa nuova, perché voglio prendere gli altri 3 shard di quindi se ho capito bene, in base al numero di zone che abbiamo sbloccato ci permette di prendere più o meno shard, perché uno stesso leggendario può apparire in diverse zone. Quindi in base al nostro livello ovviamente avremo diverse possibilità di catturare questi shard di leggendari. E a 50 shard, che è il limite massimo di una settimana, quindi voglio dire, e oggi ne avrò catturati 12, tipo in 4 giorni mi faccio un leggendario, un piccolo leggendario, ma me lo faccio. Ovviamente bisogna utilizzare sta funzionalità di scambio, che non ho idea di come si utilizzi, perché non ho shard necessari per poterlo fare. E quindi capiamo un attimo effettivamente in quanto tempo si riesce a prendere un leggendario. Ok, la quest mi dice di catturare dei Pokémon sta diventando un po' come i Monster, cioè lo sto dicendo, però ha delle dinamiche un attimo più carine. Oh, c'è Torkic! Torkic mi mancava. Di che grado sei? Grado C, quindi 2 Pokémon. Oh, grazie Aerodactyl che mi ha imparato qualche mossa nuova ogni tanto, anche tu mi sei utile. C'ho le Master Ball, ragazzi, le Master Ball le uso su tutti i leggendari, così non mi scasso la minchia a fare i super video. Oh mio Dio, ancora non li catturo. C'ho le Master Ball, catturo tutto, che cazzo me ne frega. Anche se voglio dire, ce l'abbiamo, potremmo farlo, cioè, la tecnica ce l'abbiamo, ne ho fatti 1000 di video in cui catturo leggendari, quindi la tecnica per catturarli ce l'ho, potrei farlo senza assoluto rischio. Torkic, hai rotto il cazzo, cioè entra in una Great Ball e non mi romper la minchia. No? Non è ancora entrato? Il maledetto cornuto, sì, è entrato. HP e Attack, insomma non è un granché, però c'è in questa radura, ci dovrebbe essere anche Absol. Io vorrei catturarlo, sì, bisogna trovarlo, però non ho molto tempo da perdere perché mi sta per scadere l'uhu leggendario. Ho trovato Absol, leader Absol, vieni qua bello di zio, madonna che cazzo di video che sta uscendo. Ah, è di grado B, cazzo, a me il tablet, devo vedere che cosa mi serve.
Ed ecco qui che con la mia formula magica riesco a catturare anche il Little Absol. Lo so perché è così, ragazzi. C'è una formula magica per catturare tutti i Poco. Attacco 31. Oh my god. Non è per niente male. Ed è attacco 23. Dovrebbe essere molto cazzuto questo Absol. Allora, per il momento ce l'abbiamo. Non penso di metterlo in squadra. Grazie mille che mi avete dato il badge. Grazie, la medaglia. Grazie. Va bene, chiudi. Basta, non ho fatto un cazzo. Ok, fantastico. Ci abbiamo anche l'Absol. È carino. Cioè, non me ne faccio niente. È carino, punto. Oh, interessante, ho trovato un Mudkip selvatico. Che dite, lo catturo? Assolutamente sì. Tutti questi Pokémon carini e pucciosi, che poi, vabbè, saranno da far evolvere, ma sono molto carini e pucciosi. Anche perché in questo gioco, voglio dire, sì, ok, è difficile farli evolvere, però è molto carino e stimolante, perché li devi catturare, li devi accoppiare a due, poi li fai venire fuori l'altro, poi devi avere una marea di pietre del cazzo che non si... cioè, è difficilissimo trovarle. Vabbè, però, insomma, li catturi. Penso che nel prossimo video, penso che lo registrerò forse anche oggi stesso, quindi in qualche modo vi faccio uscire anche degli altri video. Mi catturo di nuovo Entei. Oh sì sì sì. Oh, perché non sei entrato, pezzo di merda? La mia formula è andata male. Oh my god, mi stanno rovinando le formule. Sono arrivato a Malo Trail Forepart, GG, quindi ora in teoria posso andarmi a prendere gli altri leggendari. Sì, vabbè, devo sfidare un po' di allenatori prima di arrivarci, perché questa è una zona vergine. E quindi posso anche catturare lo Snorlax leggendario. Oh my god, due leggendari, poi faccio accoppiare due Snorlax, li faccio diventare Mega Snorlax. Ho bisogno però di 150.000 milioni di pietre, sarà un grandissimo problema e non ce li ho. Comunque fatemi sapere, scrivetemi nei commenti se questa nuova versione, questo nuovo aggiornamento di Poketown, che a me ha super gasato e sul tablet mi funziona, quindi potrò nerdarci anche un po' sul tablet, effettivamente vi piace. Ditemi se a questo punto preferite ancora A-Monster a come si chiama, Poketown, oppure se intanto vi sta venendo il pruritino di preferire Poketown A-Town. Ma che cazzo dico, sono incoglionito, ragazzi, sono troppo gasato. Ho trovato l'altro Huhu, quindi stiamo provando a risfidarlo. Il mio dubbio era che magari potesse essere più forte perché siamo in una regione più avanzata, però in realtà sembra avere la stessa vita, stesso livello, stesso grado, quindi non credo che cambi un granché su questa roba. Vi ripeto, secondo me è solo questione di più siamo avanti di livelli, più aria abbiamo sbloccato, più possibilità abbiamo di, insomma, incontrare leggendari e goderci l'invasione. Ma che cazzo di... ma guarda quanti Pokémon nuovi che sto vedendo, che nuove regioni. Ok, intanto che abbiamo preso questi altri shard, allora, dove si andava? Ah sì, qui dentro. Allora, ammesso che io voglia farmi un Little Articuno, perché, che ne so, punto a quello, Articuno. Ok, io di Little Articuno ce ne ho solo 3 di shard, quindi vado a fare l'Exchange Shard. Perché non mi dai gli Huhu Shard? Sei un pezzo di merda. Porca di quella paletta. In pratica non me lo fa vedere Huhu, perché sono shard di grado arancione, e quindi posso utilizzare solo shard dello stesso grado. Infatti Articuno è di grado, vedete, viola, tipo Moltres lo stesso, Entei lo stesso. Quindi però potrei utilizzare gli Aron. Perché non me li fa usare? Aron, c'ho i PG Shard, i Weedle Shard. Cioè, questi dovrebbero essere dello stesso grado, e quindi me li dovrebbero... ce ne ho 25 di Pikachu. Perché non me li fai vedere, pezzo di merda? Strunt! Versatile Shard. Ability Stone. Ah, questo mi fa creare Ability Stone. C'ho pure 10 Metagross Shard. Cioè, sei un pezzo di merda, me li potresti far scambiare per Articuno, scusami. E invece, se proviamo a fare la cosa inversa... ragazzi, sto facendo proprio ricerca e sviluppo con voi. Allora, proviamo ad andare su Pikachu. Ecco qua, sì, questo qui. Allora, proviamo a fare Exchange Shard. No, altri non me ne fa trovare. Cioè, mi fa trovare solo quelli di Pikachu. Identical Shard, certo che sono identical. Se andiamo invece su Aron. Allora, vediamo un po'. Si sta rincoglionendo il gioco. Non vorrei che succedesse quello che è successo prima. Aron, search. Ah, ce l'abbiamo qui, che imbecilli. Shard. Ok, qui...
mi fa utilizzare. Allora proviamoci, dato che Widow non me ne ha fatto un cazzo, proviamo la funzionalità insieme e poi capisco in base a cosa collega gli shard, perché il colore non è, il Pokémon non è, saranno cazzi suoi, insomma. Allora, se io faccio exchange, me ne dovrebbe scambiare. Ah, me li ha scambiati tutti e tre. Cazzo! Me ne hai consumati quattro per darmene uno, sei un pezzo di merda. E se faccio exchange all, che cambia? Exchange all, do you wish to exchange all? Ok. No, è la stessa cosa. Però è troppo costoso, bello mio. No, 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 no. Preferisco farmi il culo a gallettoni e mi catturo, cioè mi faccio i singoli shard per prendermi il little leggendario, col cazzo. L'unica cosa è che ogni giorno bisognerebbe mettersi lì e fare l'invasion, perché ho il limite di 50 shard a settimana. Ah, ne ho presi 6 di grado. Sono quelli di Huhu. Sì, sono quelli di Huhu che ho preso da qui. Sono sicuramente di grado più elevato. Benissimo. Ok, non ho ancora capito qual è la differenza di questi shard. Anzi, se la sapete voi, scrivetemi nei commenti. Comunque, più o meno abbiamo capito come funziona. Mi stanno suonando il citofono. Io chiudo il video qui. Lasciate un like, commentate, come vedete, se vi è piaciuto questo video. È veramente figa questa questo aggiornamento. E se siete arrivati fin qui, scrivete hashtag aggiornamento figo. Hashtag aggiornamento figo. Un saluto, Shaxen a tutti. Ciao.